questa immagine da incorniciare. Prendiamo la misura dell'immagine, poi dopo tu mi devi dire cosa. Prendiamo la misura dell'immagine. Quindici per 18. E poi immaginiamo di mettere un passepartout che serve per conservare l'opera, che non deve toccare il vetro, perché il vetro col tempo fa condensa, raccoglie l'umidità, fa condensa e la trasmette alla carta. Allora, per evitare questo, mettiamo la misura, perché 15 per 18, e poi aggiungiamo come passepartout 8 cm che sono 4 per lato. Adesso tu dimmi cosa devo, come devo. 8 e 8 16, 1 e 26, 8, 5, 13, 23. E così la cornice deve diventare 23 per 26. Poi scegliamo una cornice. Questa è l'asta, vedi? Non so, vuoi far vedere l'asta che è di 3 metri? L'aspiratore. L'altra misura, 23. Adesso andiamo ad incollare i 4 pezzi. Una colla molto buona, questa, secondo il mio parere, è la migliore sul mercato. Questa, secondo il mio parere, è la più costosa, ma è anche la migliore. Allora, qui abbiamo i 4 pezzi. Per incollarli usiamo questo metodo, che è artigianale, super artigianale, però è il più semplice, ecco, ci sono altri metodi, ma io uso questo perché mi piace, perché alcuni usano le graffette e non mettono la colla. A me piace invece mettere la colla.
corta. Togliamo la colla in eccesso. Ecco, questa è la cornice incollata e deve stare così 8-9 ore che si blocchi la colla. Qui abbiamo delle cornici che stiamo restaurando. Allora, vediamo non più largo perché questo qui è un po' stretto. Uh-huh. Prendo la misura della cornice e poi taglio il vetro. Ecco, questo è il vetro. Operazione successiva, misuriamo la cornice per il passepartout. Che serve per distanziare l'opera dal vetro e serve anche come decorazione, che può essere di vari colori. Il passepartout, tu scegli un colore tu tra questi a seconda del gusto del cliente. Scegliamo un colore. Qui il problema del colore è un fatto molto personale che io non riesco mai a consigliare, perché qui abbiamo l'opera. Ecco, cosa mettere per distanziare dalla cornice? Cosa mettiamo? Quale colore secondo te può piacere? Per 25 e 8. Per 23 e 3. Controlliamo se non abbiamo sbagliato misura, ecco. E in effetti il passepartout va dentro. Allora, adesso da questa misura completa del passepartout, del cartoncino, facciamo le misure per la finestra. 15. Quindi, dopo vi spieghiamo cos'è la finestra. 15. Misura più piccola 15, misura più grande 18. Sottrazione 8, 15 meno 8 7, 3, 13 meno 5 8,
0, 0. Ecco, allora, lo spessore del passepartout dovrà essere 4,1 e mezzo, la metà di quello che abbiamo tolto. Dopo, casomai, puoi aggiustare, spiegare meglio, perché io sono un po' imbranato. 3,4. Questa è la misura del bordo del passepartout. Adesso lo andiamo a tagliare. Abbiamo le diverse misure, abbiamo 3,4. Impostiamo le misure, che dopo con l'esempio si comprende meglio. 4,1 mm e mezzo. Qui ci sono i fermi che mi danno la misura del passepartout. Giriamo il foglio, il passepartout, e cambiamo le misure, le cambiamo in modo totale, proprio 4,1 e mezzo. Allora, si potrebbero fare misure uguali, laterali e verticali, ma volutamente mi piace distanziare di più i verticali dai laterali, perché mi sembra dia più luce, dia più spazio, e poi è un'interpretazione mia. A quel campare. Questo è l'effetto finito, adesso andiamo a pulire, intanto tagliare un altro cartoncino, che il cartoncino dietro può essere di un materiale meno pregiato del passepartout. Abbiamo un cartone qualsiasi e lo tagliamo ancora. Il passepartout costa, i cartoni da schiena invece, puoi metterlo questo, quelli da schiena sono meno pregiati, è logico, perché sono dietro, non si vedono. Passepartout, questi sono colorati e hanno un pregio perché costano di più il colore. Invece quelli che mettiamo dietro come schiena sono meno pregiati, perché sono proprio materiale meno pregevole. Cioè adesso di solito non c'è tutto sto ambaradan qua. Allora, per spiegare un po' le caratteristiche, questo qui resiste alla luce, resiste all'esterno la luce, invece quello da schiena non ha queste proprietà, però essendo al buio non soffre e non si deteriora, ecco. Così facendolo tutto in conseguenza hai modo dopo di guardare se c'è qualcosa da specificare meglio. Mm-hmm. Allora, il vetro lo puliamo con un pulivetro, un liquido sgrassante.
solamente la parte esterna, la parte interna cerchiamo di pulirlo bene, molto bene, perché poi dopo rimane coperto, rimane isolato. È il stesso, tanto non si vede. Allora, adesso facciamo la carta deve essere sempre mantenuta la misura d'origine. Qui, essendo un po' più larga della cornice, la pieghiamo, non va tagliata. Non va tagliata. Con questo tagliacarte va solo segnata e poi piegata. Usiamo per staccare l'opera degli scotch che non macchiano, speciali. Posizioniamo l'opera. Abbiamo il vetro pulito. Questa è un'operazione che serve come rafforzamento. Di solito non ho questa confusione. Ma è bello così. Allora 23, 4. Togliamo un po' di vetro, l'abbiamo già fatto, però Un po' di vetro, se lo metto da contro. Schiena. Controlliamo che non ci siano, per fortuna non sia sporco, quindi finiamo l'agganciatura.
la finiamo, mettiamo una carta dietro per finirla in modo decoroso. Colla sulla cornice. Togliamo l'eccesso. Per lasciare uno spessore abbiamo il ditone che ci guida qui di lato appoggiato. Ecco, la puliamo con una spugnetta attorno. Uno straccio che non si è diverso da quello che usiamo per pulire il vetro, perché le rimanenze di vinavil non vanno bene. Dopo il vetro non si pulisce, quindi usiamo un altro straccio naturalmente. Questa è l'opera finita davanti e dietro. Cos'è che ci metti? La picaia in dialetto, staccagli in italiano. Allora, la metà. Abbiamo diverse misure di attaccaglie, diverse misure, prendiamo una piccola perché la cornice è piccola, quindi la numero 1 prendiamo, che questa è la numero 1, ci sono diverse misure, questa è la numero 1. Andiamo a cercare gli estremi, l'autore che l'ha fatta, che l'ha incisa. Ti interessa questo? Sì. Per gli estremi andiamo in questa enciclopedia degli autori, eccetera, eccetera, di tutto il mondo. È in francese, è solo in francese quest'opera. Non è mai stata stampata, tradotta. Guzzi Giuseppe, eccolo qua. Guzzi Giuseppe, graveur, incisore. Andiamo a scrivere. Tecnica, acquaforte, la tecnica. Scrivi come le parenti della galina. 800, italiano. Dopo vedi qua, c'è scritto tutto quello che ha fatto. Quello è stato esposto alla Galleria Pitti. E Giuseppe, autori, Guzzi. Firenze. Questa è l'adultera intitolata. E poi lo andiamo a appiccicare qua sopra, dietro, al retro. Un episodio intanto. Questo qui fa parte sempre di questa enciclopedia, sono 10 volumi. Allora, una volta che l'avevo lì sopra, una carissima bambina me l'ha decorato, che era tutto bianco. Sono quelli che si chiamano incidenti sul lavoro? Sì, è stata una cosa adorabile per me, guarda. Si è sentita creativa. Ma una bimba che è...
è padrone di questo negozio, in pratica viene, ci sono altre pagine decorate, sì, molto più decorate di quelle due lì. E tu questo libro dove l'hai trovato? L'ho trovato, allora, questo libro l'ho trovato, io conoscevo l'esistenza, non l'ho mai preso perché costava tanto, questi libri, sono 10 volumi. A Mercatino Mirandola ne ho trovato 9 volumi, mancava il primo, la A. E allora attraverso, con l'aiuto di un amico, abbiamo fatto una ricerca alla casa editrice. Allora, i 9 volumi li ho pagati 80 euro, appunto perché erano... Il volume che ho mandato prendere l'ho pagato 100 euro. Quando la bimba viene qua, vuole i colori, dipinge, fa delle cose incredibili, ci potrei far vedere dei video straordinari. E allora il papà, visto che lei scarabocchiava, papà tutto d'un pezzo, l'avvocato tutto d'un pezzo, fa: ascolta, ma vedi cosa sta facendo? Sono qua che la sto ammirando. Lui ha incominciato a sgridare, la bimba. E non si fa così, vai rovinata. Allora ho detto: ma scusa, ma lo sa che lo fa, chi libera lei, sarà qua, non sarò più, questa volta mi frega a me. Ha detto: sì, però devo fare così anche a casa. Beh, a casa tranci, se pensi te. Allora la bimba, visto che io interagivo col papà, è venuta, mi ha abbracciato e poi mi ha detto: George, papà è cattivo, picchialo. Sono indistruttibile. È composta di una rotellina fissata su un supporto e c'è dietro un serbatoio che va sempre tenuto con olio di vaselina, un lubrificante, e questo fa sì che la rotellina non si consuma mai, non si distrugga, ma veramente è una roba che non so quanti anni ha questo qui. Ecco, certo costa anche. Un privato si accontenta di altri togliavetti, che sono questi, che poi si consumano subito, ecco questi qui, si consumano in fretta, io non li uso neanche perché questo taglia veramente, incide, più che tagliare incide il vetro. Quando metto i chiodi, tengo questo contro, tengo botta. Letteralmente, dire quando dopo il terremoto ci teniamo botta è perché noi abbiamo parato i colpi del terremoto, abbiamo tenuto botta. Se io prendo questo per agganciare il tutto, lo fermo, mettiamo un cartoncino così facciamo vedere meglio. Se io metto il cartoncino, lo voglio fermare. Se io uso questo, no? mi scappa via. Se invece tengo questo, tengo botta, paro la botta perché non si muova, altrimenti si può scassare, si può solo con la mano, è difficile. E una cosa così dove si trova? Questo qui è un peso di macchina da maglieria. Possiamo usare questo qui, che è una vecchia mazzetta. Possiamo usare questa. Vedi, sono tutti cose che servono a tenere botta. Un vecchio peso da bilancia, da stadera. Servono, sono a non far muovere, a tenere la fermo, cornice, a tenere fermo. Quando la pressione della sparachiodi la porterebbe ad andare avanti. Sì. Ok, bello. Esatto. Bello. E si chiama, non ha un nome. No, è proprio così, non lo so se ha un nome, io non lo so. No. È un trucco. Oh, my God.
sai, le chiedi a un braccio. Bene, grazie, dice tu. Non c'è male, poi di tratto, guarda che acqua viene su. Che mi pare se mi bagno, stando a casa io devo andare, con l'ombrello, t'accompagno. Grazie, non ti disturbare. Faccia in tempo un'avventura, io la chiamo, lei fa, oh no, dico via, senza paura, tu montiamo e lei montò. Così pian piano io le presi la mano, mentre il pensiero vagava lontano.